partecipazione di studenti, universitari, turisti, cittadini di Siena, della provincia che chiedono un collegamento diretto con Roma. Siena deve uscire dal proprio isolamento infrastrutturale. Oggi la regione toscana ha una grande opportunità, quella di ricevere dei treni blues, c'è cioè un accordo con Trenitalia, abbiamo chiesto all'assessore Baccelli di un impegno in questa direzione. Avere se fossero possibili quattro coppie di treni, partire da Siena la mattina, arrivare a Roma in due ore, due ore e un quarto, è una grande opportunità, una fermata che potrebbe interessare chiusi nella metà della, del percorso e magari lungo il tragitto ad Asciano e questo sarebbe un collegamento veloce. Può servire ovviamente un mezzo come quello Blues perché è ibrido, quindi può viaggiare sia su una tratta che oggi ci si viaggia a diesel e sia su quella elettrica senza che un cittadino scenda dal treno e sarebbe una risposta a tutte le questioni che oggi noi affrontiamo in termini di transizione ecologica, energetica e soprattutto non comporta investimenti sulla linea. Questo è un aspetto che noi vogliamo vogliamo dimostrare alla regione toscana no, noi... Chiedevamo da tempo un grande investimento sull'infrastruttura, sull'elettrificazione. Siccome l'intervento dell'elettrificazione va nella direzione di Siena-Firenze e i lavori partiranno a breve. Granaiolo già sta partendo in direzione nord e verso sud, mediante la tecnologia, oggi questo treno ci consentirebbe di avere un collegamento che la città di Siena merita perché ha 13.000 studenti universitari, ha un bacino di turismo unico nel contesto nazionale e poi ha un collegamento importante che la Toscana del Sud deve avere nei confronti della città di, della, del capoluogo nei confronti della, della capitale di Roma. Credo che Siena debba superare il proprio isolamento e su questo poi lavorare. Ho visto già una risposta importante dell'assessorato della Toscana perché in questi giorni viene annunciato questo collegamento con Grosseto che si ripristina e poi stiamo lavorando ovviamente con la Giunta perché si possa fare anche il Siena-Arezzo. Con questi tre collegamenti il sud de de della Toscana e quindi Siena, Grosseto, Arezzo troverebbero una risposta importante anche al di fuori di grandi investimenti infrastrutturali. Ma raccolgo questa proposta molto favorevolmente, uno perché il numero delle firme e anche il tempo ristretto in cui sono state raccolte dimostrano un consenso vero, ma due soprattutto perché mi pare una, risposta, una proposta molto intelligente e mi auguro anche assolutamente fattibile. Ovviamente dobbiamo attendere che mano a mano questi treni blues siano immessi sulle nostre ben 14 linee eh, regionali. Eh, ma è una proposta che già lunedì prossimo, quando avrò una cabina di regia insieme a RFI e a Trenitalia, anticiperò e quindi ci saranno poi quelle valutazioni tecniche necessarie. Ma davvero mi sembrerebbe un bel modo e voglio dire anche un modo sostenibile perché i treni e bus sono davvero innovativi. Ne abbiamo ordinati oltre 40 a Trenitalia. Perché, essendo treni trimodali, consentono proprio l'utilizzo su linee ex diesel, su linee elettrificate, ma anche diciamo, contenuti emissivi bassi perché hanno le batterie quando attraversano delle aree urbane. Quindi valuteremo davvero. Con serietà e con determinazione questa proposta. I tempi sono difficili, quindi da prevedere. Abbiamo discusso un tema importante che è quello che riguarda il personale dell'autorità portuale e la stessa figura dal punto di vista giuridico del segretario che fisiologicamente guida l'autorità portuale. Si tratta di due temi, in particolar modo il primo che eh, è sempre stato all'attenzione del dibattito della comunità portuale, perché oggettivamente l'autorità portuale, che anche noi della Lega abbiamo sempre ritenuto un ente importante, però molto spesso ha avuto tutta una serie di difficoltà, tant'è vero che eh, a più riprese abbiamo bocciato il bilancio di quell'autorità, anche perché quelle difficoltà sono nate dal fatto di una incapacità sotto il profilo del personale di rispondere alle, esigenze, alle tante esigenze di un territorio importante come è quello che gestisce l'autorità portuale, in particolar modo nel porto di Viareggio. La proposta di legge di oggi non sconvolge il ruolo dell'autorità portuale, motivo per cui non aveva senso da parte nostra votare contro, perché noi crediamo nel ruolo e nel lavoro e facciamo i complimenti a chi fino ad oggi ha gestito questa autorità. Non abbiamo votato a favore perché c'è un passaggio che non ci convince, che è quello che va a trasformare la figura del segretario generale in un ente interno all'autorità portuale. Siccome il segretario generale è una figura che continua a mantenere un rapporto di lavoro con l'autorità portuale che a nostro modo di vedere è molto simile a un rapporto di lavoro subordinato, ci lascia il dubbio una figura che al tempo stesso sia ente dell'autorità ma continui a svolgere un lavoro da subordinato. È una singolarità, in nessun'altra autorità simile avviene una roba del genere. Nelle autorità portuali nazionali addirittura c'è la doppia figura. Esiste la figura del presidente dell'autorità che è organo, ente dell'autorità e c'è la figura del segretario generale che è un lavoratore esterno. Quindi la Toscana fa una singolarità, ci convince poco, ma siccome ci è stato spiegato... Che la proposta di legge serve a snellire le procedure dell'autorità portuale, a favorire l'implementazione della pianta organica, l'assunzione di nuovi lavoratori, il trasporto di lavoratori da una parte all'altra e quindi rendere tutto più efficiente e dinamico, non, non ci siamo sentiti di votare contrari. Una legge significativa che va a rafforzare il ruolo dell'autorità portuale regionale e lo fa soprattutto valorizzando le risorse umane di quest'ultima. La scelta del Consiglio regionale è stata quella di trasferire il personale attualmente in dotazione dell'autorità portuale regionale al ruolo generale della Regione Toscana, con tutti gli adempimenti conseguenti che da questo derivano, compreso la, il trasferimento del fondo del salario accessorio dall'autorità. Portuale regionale a quello della Regione Toscana. Si tratta quindi di un atto importante che vuole modificare l'attuale assetto del personale dell'autorità portuale, fatto essenzialmente da dipendenti propri e da, e da soggetti in distacco in comando da parte di altri enti, con personale che direttamente è riconducibile alla Regione Toscana. Un'altra significativa modifica che con questa legge si fa alla struttura dell'autorità portuale è il riconoscimento del ruolo del suo segretario generale che viene individuato quale organo dell'autorità portuale e anche quale rappresentante legale della stessa. Sì, allora intanto eh, 27 non è una, un, un traguardo banale, è dal 1996 che siamo in giro per la Toscana abbiamo portato oltre 3.000 artisti, abbiamo fatto centinaia di concerti, decine di migliaia di persone seguono. Quest'anno la 27 edizione vede coinvolte 12 città della Toscana di tante province, da Arezzo ad Agliana, Massa-Cozzile, Montalcino, Montepulciano, Cortona, San Giovanni Valdarno, eh, Torrita di Siena. Sono tante piccole e grandi città che ci ospitano in bellissimi teatri e chiese. La filosofia del nostro festival è sempre quella di portare gruppi dagli Stati Uniti, quindi di favorire eh, la conoscenza di questa profonda tradizione degli Stati Uniti, che è la musica gospel afroamericana. Siamo contenti perché il sostegno della regione e del Consolato degli Stati Uniti e di tante amministrazioni fa sì che ormai questo sia diventato il festival più importante, sicuramente d'Italia, ma probabilmente fra i più importanti d'Europa. Quest'anno abbiamo un qualcosa in più che ci lega a, proprio a questo spirito gospel americano, afroamericano, che è la celebrazione dei 60 anni del famoso discorso del Lincoln Memorial del reverendo Martin Luther King. Abbiamo deciso, come tutti gli anni, troviamo qualche spunto per legarci alla tradizione, quest'anno ci sembrava importante, questo è il famoso discorso di I have a dream, che tanto ha significato e sta ancora significando per il mondo dei diritti civili, dell'eguaglianza, della, della giustizia sociale. Quindi nel celebrare questo discorso di cui abbiamo mutuato il titolo anche per il nostro edizione del festival, abbiamo anche attivato una collaborazione di cui siamo veramente orgogliosi con la Fondazione King di Atlanta e avremo un messaggio della vedova del fratello di Edward di Martin Luther King, erano due reverendi, anche lui morto negli anni 60. Eh, e quindi questo ci, ci rende particolarmente orgogliosi. Si consolida una relazione importante fra la Toscana e gli Stati Uniti d'America e soprattutto una iniziativa di valenza veramente internazionale che porta la Toscana e il Consiglio regionale a promuovere una iniziativa che si svolgerà nell'ambito dei comuni toscani, 12 le tappe, inizieremo da Montalcino e non solo ovviamente il Toscana Gospel Festival che si rinnova ormai la ventisettesima edizione e trova quest'anno anche l'onore di ospitare nel Palazzo del Consiglio regionale la console americana qui, e questo per noi è un motivo di grande orgoglio e di grande soddisfazione. Un'iniziativa che ormai vitalizza il mese di dicembre in tante realtà che si avvicinano alle festività natalizie e anche una forma di promozione, ovviamente di natura culturale, ma soprattutto di relazione fra dei popoli che, come sempre, hanno dimostrato di essere dalla stessa parte della storia. Questo per noi è importante perché consolida una relazione e il Consiglio regionale della Toscana oggi ospita questa conferenza stampa, dimostrazione di questa grande legame. Il Toscana Gospel Festival è un'iniziativa musicale che coinvolge tutta la Toscana, ma con mio particolare orgoglio è nata 27 anni fa ad Arezzo ed ora invece è diventata una manifestazione, un sistema di concerti che coinvolge appunto tutto il territorio regionale. È una bellissima musica, particolarmente struggente, che ben si sposa con il periodo natalizio verso il quale stiamo andando. E poi la cosa importante quest'anno è la presenza a questa conferenza stampa della console americana che ci rende particolarmente orgogliosi ed anche il sostegno a, questo, a questa iniziativa. Da parte della Fondazione Martin Luther King, perché eh, il Gospel Festival di quest'anno eh, vuole anche ricordare e celebrare il famoso discorso di Martin Luther King, I Have the Dream, cioè questo sogno che eh, le persone particolarmente eh, sfruttate, particolarmente in difficoltà avevano e che lui fu un grande interprete eh, che ancora ricordiamo e ancora oggi probabilmente quel sogno non si, è non si è completamente realizzato e credo che anche dalla Toscana in un momento come questo debba levarsi un grido, debba levarsi un impegno verso la realizzazione di quel sogno che vuol vedere le persone tutte eh, valutate, tutte quante di questa mostra che è arrivata alla quarta edizione e della quale siamo molto orgogliosi perché come vedete dalla pubblicità eh, ha, ha, raccolto, ha raccolto il patrocinio di tutti i comuni della Valtiberina e anche della provincia. Quindi è un fiore all'occhiello della nostra città che ci preghiamo appunto di mostrare, alla, a, a, ai grandissimi ospiti che vengono anche da, da, fuori, da fuori regioni, che sicuramente siamo nei confini con l'Umbria e anche lo scorso anno è stato molto, su, molto molta frequenza. Questa mostra si estende appunto da dalla Chiesa dei Servi e si estende anche alla, alla limitrofa ex scuola Luca Pacioli con tanti presepi eh, fe, eh, diciamo, tradizionali, più ci saranno delle rappresentazioni umane eh, che, di, di alcune scene tipiche del nostro Natale. Mi permetto innanzitutto di ricordare che quest'anno sono 800 anni dalla creazione del primo presepe al mondo, quello di Greccio. È stata mia intenzione portare qui nel Consiglio regionale della Toscana la presentazione di una delle esposizioni di arte presepiale tra le più riuscite della provincia di Arezzo. Parlano chiaramente i numeri dello scorso anno, oltre 15.000 presenze, sono certo che quest'anno verranno superate. C'è una grande maestria degli artigiani nel realizzarle c'è un grande sforzo da parte dell'Associazione Accademia Enogastronomica di provvedere all'organizzazione del tutto. Mi congratulo con l'amministrazione comunale di San Sepolco che è molto sensibile ai valori della nostra tradizione. Dobbiamo conservare le nostre radici perché l'albero della nostra civiltà possa prosperare ancora. E queste sono quelle occasioni che ci danno modo ecco, di riflettere come si stanno avvicinando anche degli altri anniversari particolarmente importanti. A San Sepolcro sicuramente è passato San Francesco. Abbiamo ancora ecco, lo splendido eremo di Monte Casale e il prossimo anno saranno 800 anni dalle stigmate e fra due anni 800 anni dalla morte del santo di Assisi. Credo che la Toscana debba essere assolutamente protagonista in questo cammino.